Ripartiamo, non manca molto, sono le 6. Allora, dobbiamo considerare i medici. Allora, una cosa che possiamo fare ipersemplificata è di non considerare realmente i medici e invece considerare i medici sarà una parte della vostra esercitazione del laboratorio di domani. Sono d'accordo con il Marcelli che finito qui gli dico dove siamo arrivati e lui prepara l'esercitazione per domani. Allora, qui stiamo andando, ok. Allora, quindi noi non abbiamo un concetto di medico esplicito, però tutto sommato ci serve sapere quanti medici ci sono disponibili, quindi iniziamo a mettere nel nostro core il concetto di medici disponibili. Int medici disponibili. Ecco qua. E di questa funzione ci facciamo generare un getter e un setter. Quindi all'inizio medici disponibili sarà 0 e nel mio main, quando dopo aver generato il simulatore, posso dire simulatore.set medici disponibili 4 oppure 2, adesso, 2 medici disponibili. Ok, quindi dall'esterno posso dire quanti sono i medici disponibili. Allora, questo qui, questo, fa sì che io abbia bisogno di una funzione in cui periodicamente controllo se un medico può, se io ho un medico disponibile per curare un paziente. Quindi, posso creare la mia funzione cura, e l'idea della funzione cura è che se io ho un medico disponibile lo assegno a un paziente. Quindi facciamo che la mia funzione restituisce un booleano. Quindi se poi la riscrivo meglio, ma se non ho medici disponibili restituisco falso. Altrimenti cosa devo fare? Altrimenti assegno un medico a chi? Al primo paziente? A un paziente a caso? A chi assegno? A quello più grave. Perfetto. Questo vuol dire che nel mio nella mia struttura io ho anche bisogno di avere una lista, possiamo dire una lista prioritaria di pazienti. Sì, ho bisogno di una lista prioritaria di pazienti perché io devo sapere qual è il paziente più grave in quel momento. Oppure me lo vado a cercare ogni volta facendo
tutta la ricerca all'interno del mio elenco di pazienti. Cosa volete fare? Tenendo anche presente l'ora. Una coda prioritaria con i miei pazienti, va bene. Quindi, per fare una coda prioritaria di pazienti, io quello di cui ho bisogno è sapere, essere in grado di ordinare i pazienti. Quindi, come faccio a ordinare i pazienti in base alla loro gravità? Allora, la gravità del paziente mi è data da questo enum. Quindi lo stato del paziente è uno stato. Come faccio a ordinare secondo lo stato? È mia moglie che compie gli anni domani, devo ricordarmi. 20 anni di matrimonio sfumati, se non dimentica queste cose. Allora, come faccio a confrontare fra di loro due enum? Come? Sì, la posizione dovrei prendere. Devo scrivermi la mia compare. Source. Dov'è? Dov'è la compare? Ah, scusate. Quindi il paziente deve... Ok. E a questo punto devo aggiungere il mio metodo non implementato, che è il confronto. Allora, per confrontare due enum, cosa posso fare? Non è una domanda retorica, eh? Io l'ho fatto in un modo bruttissimo, però sono sicuro che ci sia un modo più furbo per farlo. Quindi io vorrei confrontare i valori della 2 enum. Posso provare a confrontarli come se fossero interi. Chissà che non funzioni. Ok, ovviamente non lo punto ordinal. Ok. Allora potrei confrontare gli ordinali delle num. Vediamo se questo ha un qualche senso. Proviamo a stamparmi qui nel main. System R. Allora, sembra di sì, perché rosso è 0 e bianco è 3, quindi probabilmente facendo così funziona. Quindi io in questo modo sono in grado di confrontare i pazienti andando a vedere quando sono semplicemente sulla loro gravità. E
Quindi nel mio core qui posso avere una coda di pazienti. Pazienti in attesa, new, pazienti in attesa, paziente, forse uno solo, paziente. Potrebbe andare meglio, d'accordo? Quindi adesso ho una coda di pazienti in attesa. Quindi quando arriva un paziente, quello che faccio è aggiungi key. Il paziente con quell'ID. E questo mi va a perdere, e questo mi crea una marea di problemi in realtà, perché devo andare a recuperare il paziente con quell'ID e a metterlo in attesa, quindi pazienti.get e punto get dato. Perfetto, quindi quando mi arriva un paziente io vado a prendermi l'elenco dei miei pazienti, vado a prendere il paziente che ha quell'ID lì, quindi vado a prendermi il dato del mio evento, vado a prendermi il paziente che corrisponde a quell'evento e lo vado a mettere nel mio elenco di pazienti in attesa. Allora, qui siamo a quando io sto cercando di curare un paziente. Allora, ho detto che se i medici disponibili sono 0, dico falso perché non posso curare nessun paziente. Diminuiamo di 1 i medici disponibili e a questo punto dobbiamo andare a prendere il primo paziente Paul era no, remove. In realtà c'è anche un problema, qui stiamo ipotizzando che esistano comunque pazienti in attesa. A questo punto tiro fuori il mio paziente in attesa e inizio il trattamento. Inizio il trattamento vuol dire che tendenzialmente posso dire che quel paziente guarirà dopo un certo tempo. Quindi posso creare un evento per quel paziente dicendo che quel paziente guarirà. Quanto tempo ci mette il mio medico a curare il paziente? 20 minuti? Quindi lista eventi punto add, no, lo faccio direttamente sulla lista, se no aggiungi evento. A questo punto new evento, qual è il momento in cui questo succede? Ma forse potrei passarglielo. Era un long, no, il tempo. Adesso più 20, quindi fra 20 minuti la persona è guarita. Chi? P. Punto... No, in realtà prima ho il tipo dell'evento che è
evento, punto, tipo evento, punto, paziente guarisce. Mettiamo un punto e virgola in fondo e riformattiamo il tutto. Quindi, i medici disponibili diminuiscono di 1. Il paziente, tolgo il primo paziente dell'elenco dei pazienti in attesa e mi segno che guarirà fra 20 minuti. Il che cosa vuol dire? Che quando io ho la funzione passo, leggo un calcolo tutti gli eventi possibili, quindi vado a vedere qual è il mio evento e dopo avrò un bel ciclo while cura. E punto get tempo quindi finché posso lanciare la funzione cura io continuo a fare cura 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 il che vuol dire che la funzione cura forse è anche carino che if pazienti in attesa punto is empty quindi se non ci sono pazienti in attesa ritorno falso se non ci sono medici disponibili ritorno falso altrimenti assegno il primo medico al paziente più grave dico che il paziente guarirà fra 20 minuti e restituisco vero quindi dopo aver fatto il dopo aver parsificato l'esempio dopo aver parsificato l'evento io vedo tutte le cure che posso fare questo quindi while di fatto il while è vuoto perché l'azione viene già fatta nella condizione quindi io valuto la condizione cura se il risultato è true la rivaluto finché a un certo punto non sarà false perché o ho finito i medici o ho finito i malati quindi già così potremmo avere un dei primi risultati vediamo un po' allora arriva il paziente 1 poi il paziente guarisce al tempo 30 e il paziente 1 muore da qualche parte? Ah beh no, certo, perché il paziente 1 era un paziente bianco, quindi non gli dovrebbe succedere nulla di troppo grave. Infatti il paziente 1 era un paziente bianco, però vediamo il paziente 2 che invece è più interessante. Allora il paziente 3 arriva al tempo 15, guarisce al tempo 35 e muore al tempo 75. Quindi, ok, ci rendiamo conto che iniziamo ad avere un po' di eventi in eccesso. Quindi una cosa tipica che capita nei simulatori, quando uno scrive un simulatore, è che degli eventi che erano nella coda diventino inutili in qualche modo. Per cui quando io arrivo, mi arriva l'evento, guarda che il paziente 3 muore, se il paziente 3 è guarito, beh, ignoro l'evento, perché ho fatto in tempo a salvarlo. Quindi, quello che posso fare è, nei miei pazienti, rosso, giallo, verde, bianco, nero, e aggiungiamone ancora uno che è salvo. Quindi, nel mio core, quando ho paziente guarisce, quello che devo fare è andare a prendermi
quel paziente e segnare che il paziente è diventato salvo. Quindi P pazienti punto get di e punto get dato punto set stato salvo, che ovviamente non gli va bene, paziente punto dato paziente punto salvo. Quindi quando io ho salvato un paziente mi segno che quel paziente lì è salvato, e quando ho l'indicazione che un paziente è morto, in realtà devo andare a vedere se lo stato è diverso da salvo, allora lo segno morto. Se lo stato ormai era salvo, non faccio nulla. Già questo dovrebbe aiutarci a non vedere la morte del paziente 3. Infatti, il paziente 3 arriva, il paziente 3 guarisce, arriverà l'evento che il paziente 3 è morto, e questo fa sì, però l'evento viene ignorato perché ormai il paziente 3 è segnato come salvo. Allora, continuiamo ad andare avanti aggiungendo un piccolo pezzo alla volta in questo simulatore. Che cosa manca? Ma iniziamo a mettere sì, dimmi. Questo? Qui. Allora, quando io ho un evento paziente muore, vado a prendermi le informazioni di quel paziente. Se quel paziente lo trovo e lo trovo salvo, vuol dire che sono riuscito a curarlo prima che arrivasse la sua ora. Quindi l'ho salvato. Il fatto di averlo salvato vuol dire che posso ignorare tranquillamente l'evento morte. È una cosa comune, quando scrivete dei simulatori, trovarvi a ignorare degli eventi. Perché quando succede qualcosa, tipicamente voi schedulate una serie di eventi, e magari succede qualcos'altro che rende inutili e ormai datati gli eventi che sono stati messi dopo. Questo è l'esempio, io arrivo e viene segnato quando muoio, però prima vengo curato, e allora quando arriva il momento della mia morte ormai non muoio più, perché tanto sono già curato. Allora, quando io salvo un paziente, ottimo, e quello che ho è libero un dottore. Quando io salvo un paziente, libero un dottore, perché il dottore smette di curare. In realtà libero un dottore anche in un altro momento. Mi sapete dire quando? Se il paziente muore sotto i ferri. Quindi, per sapere se un paziente è sotto i ferri, mi serve un altro stato possibile in cura. Quindi il paziente è in cura. Questo vuol dire che quando io inizio a curare un paziente devo paziente
senti, punto, get, p, punto, get id, questo è il paziente che sto curando, punto, set, stato, paziente, punto, stato paziente, punto, in cura. Quindi quando io, un medico, inizia a curare un paziente, lo stato di quel paziente diventa in cura. E questo perché mi serve sapere che un paziente è in cura? Perché se per caso muore quando è in cura, io devo liberare il medico. Quindi, se il paziente era in cura, che cosa succede? Se il paziente era in cura, stampo un messaggio del tipo morto sotto i ferri e devo liberare il medico. Altrimenti, se era salvo, else, questo muore. Stampiamo qualcosina. Quindi, quando io ho l'evento paziente muore, io ho tre possibilità. Il primo, il paziente era salvo, era già salvato, perfetto, non faccio nulla. Seconda possibilità, il paziente era sotto i ferri. Sotto i ferri vuol dire che poveraccio muore, però il medico che lo stava curando torna libero. Terza possibilità, era in coda, è morto. Vediamo un po'. Paziente 3 arriva, paziente 3 guarisce. Morto sotto i ferri? No, non dovrebbe essere morto sotto i ferri. Direi che c'è un problema. Come? Ah, sì, qui? Ok, giusto, grazie. Quindi il paziente 3 arriva, guarisce, qui ho l'evento muore, però il paziente l'ho già salvato. Questo è, riesco a guarire il paziente, un paziente, riesco a guarire il paziente 4, riesco a guarire il paziente 2, questo già salvato, questo già salvato. Ok, quindi stiamo andando avanti. Dobbiamo probabilmente iniziare a pensare, in realtà c'è ancora un problema qui significativo. Vediamo se vi viene in mente. È in questa funzione qui.
Vedete il problema? Allora io potrei avere in coda un morto e a quel punto lo assegno a un dottore. Perché se io ho una persona che arriva, si mette ad aspettare, muore, però a un certo punto il dottore lo prende in cura. Vediamo se capita effettivamente con il, ad esempio con il paziente 1. Vabbè, il paziente questo qui guarisce, 3. Guarisce, muore. Semplifichiamoci la vita con... Ok. Un solo medico disponibile. Allora, arriva il paziente 1, poi arriva il paziente 15 e all'istante 30 viene guarito il paziente 1. Poi arriva il paziente 4, all'istante 3, questo qui viene guarito il paziente 3, ci mette troppo poco tempo a guarire i pazienti, ne arrivano troppi. Allora, complichiamogli la vita. Allora, arriva, qui guarisce, qui arriva il, a 20 minuti è troppo veloce, il tempo in cui cura è troppo veloce, 30 minuti. Ok, allora arrivano i vari pazienti. All'istante 40 guarisce uno, a 70 quello lì muore, a 70... Va bene, non riesco a riprodurre il problema. Comunque, qual è il problema qui? Potrei avere nell'elenco dei pazienti, se muore un paziente in attesa, questo paziente... Allora, paziente, esiste la toString, esiste, stato, sì. Allora, inizio a curare il paziente 1, inizio a curare il paziente 4, inizio a curare il paziente 2 e inizio a curare il paziente 3, che però, se voi guardate qua sopra, io nell'istante di tempo, in un certo istante di tempo inizio a curare il paziente 3, che però è già morto due righe sopra. Cioè, al tempo 95... il paziente 3 muore, però all'istante 100 io sto iniziando a curarlo. Perché? Perché continua a essere grave e continua a essere nell'elenco dei pazienti in attesa. Quindi, quello che devo fare è diciamo questo. P.getStato uguale. Ok, quando il paziente muore
in questo caso qui paziente morto, devo segnare che il paziente è appunto morto, quindi paziente punto pazienti punto get dell'evento punto get dato punto set stato paziente punto stato paziente punto nero. Quindi qui è morto un paziente sotto i ferri e quindi non era nella coda. Però posso comunque metterlo. Qui è un paziente che era già salvato e qui è un altro tipo di paziente e io mi segno che quel paziente è morto. A questo punto, se il paziente non è morto, posso fare tutto questo. Se il paziente è morto, semplicemente lo ignoro. E vedete che infatti io non mi metto mai a curare il paziente 3, che era esattamente quello che volevo fare. Allora, che cosa succede qui, a questo punto? Ma a questo punto quello che uno fa è, solitamente, pensare, quello che uno fa è pensare a una serie di statistiche. Quindi, pazienti persi e pazienti salvati, ad esempio. Quindi, tutte le volte che un paziente muore, io devo segnarmi che un paziente... Però fatemelo riorganizzare un pochino meglio. Allora, mettiamo questo if all'inizio, che è... Ok. Altrimenti, più pazienti persi, ok, poi qui mi segniamo che il paziente è morto e ecco, quindi quando io ho l'evento paziente muore, inizio a dirmi prima, se il paziente era già salvato, vabbè, ignoro l'evento, altrimenti mi segno uno nei pazienti persi e poi mi segno che il paziente diventa nello stato nero e a questo punto vado a vedere se muore sotto i ferri, libero un medico, altrimenti no. Ok, tolto qualche riga. Allora, quando invece un paziente guarisce, io devo aggiungere uno ai pazienti salvati. Ok. E tipicamente quello che faccio nel mio main alla fine è andare a stampare Vai.
Pietere Setter. Getter e setter sono source, getter e setter, pazienti persi, pazienti salvati. Niente set, solo get. Simulatore.get. Salvati. Vediamo un po', persi 1, salvati 3. Ottimo. Possiamo avvicinarli di più come arrivi. Persi 2, salvati 3. Continua ad esserci qualcosa che non funziona, va bene. Perché in totale ho 1, 2, 3, 4 pazienti, quindi c'è evidentemente un problema perché... Allora, arriva al tempo 10 il paziente 1, inizio a curarlo. E il paziente 1 guarisce all'istante 40... Muore qui, ma era già guarito. Poi il sì, va bene. Inizia a curare il paziente 2 e il paziente 2 guarisce qui. Inizia a curare il paziente 4. Il paziente 2, ma l'ho già salvato. Muore il 3 e muore il 4. Ecco qui, quando io ho guarisce, quindi il medico finisce la cura, però il paziente è già morto, non devo considerarlo un paziente salvato. Ecco il problema qual è. E quindi, se voi guardate qui, quando io ho paziente guarisce, se l'evento guarisce segue l'evento morte, non posso fare nulla. Quindi se l'evento guarisce, io qui devo controllare if paziente.get di cosa? Di e.get dato. Allora, se questo paziente qui punto get stato è già, poveraccio, è già morto, quindi è uguale a paziente punto nero. Possiamo fare diverso. Se è diverso da nero, faccio tutto questo, altrimenti no, perché anzi creerei medici in più, perché il medico che curava questo paziente è stato già liberato in questo punto qui. Quindi persi 2, salvati 2, così è corretto. Bene, non aspettatevi niente di più complicato di una cosa, forse un pochino più complicato sì, però non di significativamente più complicato di una cosa fatta, di questa cosa fatta qui, se avrete a che fare con le simulazioni. E tipicamente le simulazioni che abbiamo dato sono molto più leggere rispetto all'ospedale da campo, per cui
gente che arriva a un bar e bisogna decidere il numero di tavolini o il numero di camerieri. Simulazione di bike sharing in diverse capitali. Questa è una simulazione con dati veri che però per essere fatta richiede un po' di lavoro sulle date che Fulvio deve farvi la prossima settimana. Perché qui il tempo lo stiamo considerando in minuti a partire da un istante immaginario, mentre per gestire le date in modo pulito in Java è un po' più complicato. Allora, quello che voi dovrete fare domani in laboratorio, però ci sarò io di nuovo, fondamentalmente è questo problema, però invece che con questo elenco qui di messi a mano di pazienti e arrivi, leggendo da un database. Quindi non mi ricordo se i tempi sono in minuti o in secondi, se sono in secondi dovete semplicemente moltiplicare tutto per 60. Comunque i nomi dei pazienti e l'arrivo dei pazienti viene preso da un database, e quello che voi dovreste fare domani è provare a rifare questo agganciandoci il database e eventualmente complicarlo e migliorarlo un pochettino creando l'oggetto medico, e a questo punto il medico ha un inizio turno e un fine turno. Quindi gli eventi si moltiplicano, io ho eventi per i pazienti ed eventi per i medici, quindi il medico si libera, il medico va via, il medico va a casa, eccetera, e ho un sistema che è leggermente più complicato con due tipi di con eventi per due tipi di agenti, e tutto qui. Ci sono dubbi, domande? Meglio le simulazioni o meglio la ricorsione? Forse cambio la domanda. Peggio la ricorsione o peggio le simulazioni? Chi vuole la ricorsione all'esame alzi la mano. Aspetta che spengo e rispondo, però non voglio tracce della mia.